È un piano che taglia la sfera e passa tra i due punti al centro della Terra. Quello mi determina sulla superficie della Terra un bel cerchio, l'intersezione è un bel cerchio, si vede? Forse ce lo rende un po' più opaco, aspetta. Lo rendo un po' più opaco. Insomma, si vede fino a un certo punto, non si vede. No, secondo me questa è una bella attività da fare con i ragazzi, perché vedete sulla mappa invece la curva più breve sembra lunghissima. Invece sembra molto migliore quella che è una retta sulla mappa di Mercatore. È una linea con una proprietà interessante, è quella che si ottiene seguendo sempre la stessa direzione della bussola. Cioè la geodetica, la curva di lunghezza minima è quella che io seguo se sulla Terra vado sempre dritto. Giro in macchina con lo sterzo bloccato, no? Mentre quest'altra curva qui, che si chiama la lossodromia, c'è questo strano termine greco, in inglese ramp line vuol dire la linea della bussola sostanzialmente, è quella che io seguo se taglio tutti i meridiani o tutti i paralleli sempre con lo stesso angolo, quindi seguo la direzione sempre quella della bussola. Quella però è molto più lunga della geodetica, si vede sopra, no? Con più o meno le misure della Terra, la curva di lunghezza minima, quella arancia, è lunga 14.900 km, questa qua è 16.600. C'è una bella differenza. Le due curve coincidono se voi vi muovete su un pezzo di meridiano, su un arco di meridiano, oppure sull'equatore, perché i meridiani e gli equatori, e l'equatore sono i cerchi massimi, sono geodetiche. Questa cosa, questo stesso problema, no, adesso qui devo fare. Lungo un parallelo qualsiasi, no? No, i paralleli sono ramp lines, sono come si chiama, l'ossodromia, non sono geodetiche, perché non sono cerchi massimi. Questa è la ragione per cui per andare, che ne so, da Milano a New York, anche se la latitudine non è così diversa, mi conviene fare una rotta polare. Dunque poi questa è una marittima aerea che tengono conto. Eh sì. Le loro immagini no, per chi viaggia per risparmiare carburante, le compagnie aeree ne tengono conto. Le un conto un po' particolare. Come oggetto di apprendimento nella scuola media anche la primaria hanno suo senso. Sono oggetti di apprendimento più che entrare nel merito. E tra l'altro di questa cosa era perfettamente conto lo stesso Mercatore, perché nella sua mappa del mondo verso il 1570, sì. Terra, che è bellissima, ci sono dei cartigli in cui spiega, guarda che se tu segui la linea, quelle che sono linee dritte sulla mia mappa, non ottieni la lunghezza più corta possibile, anche se è semplice farlo, perché basta seguire la bussola. E dà anche una stima della differenza di lunghezza. Oh, qua volevo farvi vedere lo stesso problema fatto su una superficie più accidentata della sfera. Qua non so se si vede, ho due montagne, vedete? Due picchi montani collegati. Poi su questi due picchi montani ho fissato un punto, che è questo qui. Qua a sinistra potete vedere, se volete, le linee di livello, la mappa topografica di questa montagna vista con le linee di livello, no? Classico sentiero, cioè scusate, mappa dei sentieri che una volta si usava. Ci sono anche adesso sul cellulare, diciamo. Poi guardate, parto dal punto A che io posso spostare come voglio. E questa disegnata è la strada che io percorro se vado sempre dritto sulla mia superficie. Cioè immaginate di essere una formichina che cerca di andare sempre dritta, sterzo bloccato. Quello che ottenete è una geodetica sulla superficie. E ovviamente
qual è la geodetica dipende anche, vedete? Parto da qua, seguo la superficie, vedete, prima sale, gira attorno alla montagna più alta e poi scende giù lungo la montagna. Avete anche la possibilità di variare l'angolo iniziale, cioè di scegliere la direzione in cui si muove la formichina all'inizio del suo percorso. Qua potete vederla in tutte le direzioni. Questo per dire che se le due città che io voglio congiungere stanno sulla montagna e voglio proprio trovare la linea più corta, beh, la retta non la posso prendere a meno di non scavare dei tunnel molto lunghi. La geodetica può avere un aspetto molto strano. O dal punto di vista geometrico, tra l'altro, ma forse non vi tedio con questa cosa. Si tratta sostanzialmente, la curvatura di questa curva qua deve essere diretta sempre in modo normale alla superficie, quella è la condizione geometrica che soddisfa la geodetica. Dunque, questo è il problema della geodetica. E se io voglio congiungere con il cammino più breve possibile due punti, due città sulla montagna, quello che devo fare è scegliere tutte le geodetiche che congiungono i due punti, tutte le curve di questo tipo che congiungono i due punti e prendere quella più corta. Di solito ce ne sono poche. Per esempio, sulla Terra, dati due punti, di solito ho due geodetiche, che sono i due archi di cerchio massimo, quello più corto e quello più lungo, quello che gira dalla parte sbagliata lungo la Terra, no? Quando ho due punti diametralmente opposti, per esempio i due poli, ne ho infinite perché posso girare da tutte le parti. Niente, questo è quanto. L'altro problema di cui vi volevamo parlare è decisamente il problema però delle superfici minime. Per capire quanto vi tediamo con questa cosa, quanti di voi hanno già subito le nostre sproloqui sulle bolle di sapone in passato? Sì, Andrea l'ha subito di sicuro, ma già un sacco di volte, troppe volte. Ma altri di voi hanno già subito le bolle, ma però, siccome le bolle sono forse la cosa più affascinante di tutto questo, secondo me dobbiamo farvele vedere. Sono contento se molti di voi non l'abbiano vista. Perché le bolle di sapone? Qui c'è acqua e sapone dei piatti. Venite avanti perché adesso... Sì. Adesso mi avvicino anch'io, per cui... Lasciate solo un piccolo spazio davanti, per il resto... Attento al cavo, eh? Attento al cavo per non stare giù. Perfetto. Potete venire anche dietro di là così. Sì, venitevi, avvicinatevi che si vede. Poi ci potete giocare anche voi con queste cose. Ecco, vi mettete ai lati così. La registrazione vi resta. Allora, sì, assolutamente sì. Le lamine di sapone, quelle che formano le bolle di sapone, anche loro risolvono un problema di minimo. Perché vedete, se io ho un contorno chiuso, si forma una lamina, una superficie saponata, che cerca di avere area minima, perché c'è una forza che si chiama tensione superficiale, che tenta di ridurre il più possibile la superficie della lamina stessa. Ok? Quindi una lamina saponata realizza la superficie di area minima con il dato percorso, con il dato contorno. Per esempio, se io prendo un cerchio piano, lo immergo, mi si forma non insensatamente una normale lamina piana. No? Perché? Perché questa porzione di piano è la superficie di area minima possibile che ha questo contorno, come contorno il cerchio. Se però il contorno comincia a essere un po' più accidentato di un cerchio, in particolare non è piano, succedono delle cose molto interessanti. Per esempio qui ho solo una parte dello scheletro di un cubo. Se io lo immergo, trovo la superficie di area minima che ha questo bordo. Ed è bellissima.
la vedete, è una bella sella da cavallo. Non sta ferma purtroppo, va un po' su e giù perché... Vai di là, che vedi vicino. Perché c'è anche il cavallo. Ma c'è un po' di gravità, un po' io la muovo. Dunque, un altro problema, sì, un'altra superficie bella è quella che ottengo, ho bisogno della manuela, però che mi dia una mano qua. Manu? No, aspetta, se qua non si è finito fermato. Con il dito, la lamina centrale, scoppiate tutto. Ci vuole un po' di pazienza, eh? Quando si fanno gli esperimenti scientifici, no? No, no. Grazie. Forse più sapone, ci vuole più sapone, va lo stesso, facciamo vedere dopo. Questa qua è una cosa fatta a questo piede. Una cosa fatta a cavatappino, con un segmento centrale che chiude il contorno. Bellissimo. Vedete che viene un bellissimo cavatappino, scala chiocciola viene. Questa superficie si chiama elicoide. Ed è stata una delle prime superfici di area minima scoperte. Questa è stata scoperta da un generale della rivoluzione francese, di nome Meunier, verso la fine del Settecento. Era un generale, faceva anche il matematico. E questa invece l'ha scoperta Eulero,